Credi che ci vorrà ancora molto, Duncan? No, così dovrebbe essere a posto. Il viaggio per Dark Smoke è lungo, ma il Wind Rider è più in forma che mai. Benissimo, non vedo l'ora di rivedere Gran Amir. Sarà proprio un viaggio speciale. Sì, per l'anniversario del trattato tra i draghi e gli umani. Essere stati invitati a rappresentare tutti gli Eterniani è un grande onore. Peccato che non possiamo portare Orko con noi. Ci teneva tanto a venire. Gran Amir ha invitato solo Imene e Duncan e non porteremo altre persone. Orko potrà parlare con Gran Amir in altre occasioni. Non voglio parlare con Gran Amir, voglio solo vederlo. Mi infilerò qui dentro e me ne starò nascosto. Nessuno verrà mai a sapere che in questo viaggio c'ero anch'io. Beh, se Gran Amir si aspetta Imene, sarà meglio che... Qualcosa non va, Adam? Mi è sembrato di sentire un rumore. Deve essere colpa della mia immaginazione. Per il potere di Grayskull! Per il potere di Grayskull! A me il potere! Pronto per partire, Duncan. A proposito, quali erano i termini del trattato tra umani e draghi? Che i draghi si sarebbero ritirati da tutto il resto del mondo. Che i draghi potevano fare tutto ciò che volevano e che gli umani li avrebbero lasciati in pace. Beh, non mi sembra un grande affare. Hai mai tentato di scendere a patti con un drago? Non cercare di venire a patti con me, Torgon, o te ne pentirai. A Torgon non piace che gli si diano degli ordini. Nemmeno se li dai tu, Morningstar. Me ne infischio! Se a Torgon non piace il mio progetto, allora Torgon se ne può andare. Ma quando io regnerò su Eternia, renderò la vita di Torgon molto, molto difficile. E va bene, Morningstar, farò quello che dici tu. Per ora. Eccellente, quando mi avrai dato il cristallo di ghiaccio, io spegnerò il fuoco magico dal quale trae i suoi poteri il nostro beneamato capo Gran Amir. Dopodiché lo spodesterò e potrò dichiarare guerra al popolo di Eternia. E io? Che farò io? Ti troverò forse un posticino nel governo di Eternia. E forse governerai lo stesso Eternos. Ora, il cristallo di ghiaccio. Come faccio a sapere se posso fidarmi di te? Non lo puoi sapere. Devi, non hai scelta. Allora prendilo. Eccellente. E ora proviamolo, tanto per essere sicuri. No! No, su di me! Oh. E ora facciamo una visitina a Gran Amir. Perfetto. Adesso eliminiamo il potere di Gran Amir una volta per tutte. Chi osa? Chi osa invadere la mia casa, spegnere il mio fuoco e rubare il mio potere magico? Gli umani, o grande Gran Amir. Cosa? Li ho visti io, Gran Amir, con i miei occhi. Beh, Imen, ci siamo quasi. Dark Smoke dovrebbe essere in vista a minuti ormai. Gran Amir, se lo conosco bene, ci avrà preparato una grande accoglienza. Che bello, non vedo l'ora di arrivare. Gran Amir! E gli umani vengono verso di noi. Umani? È una vera fortuna per me e una vera sfortuna per loro, vedi? Avevo ragione, umani, prendeteli! Che i malvagi che hanno rubato la fiamma magica di Gran Amir subiscano l'ira dei draghi! Ma no, aspettate! Potrebbero essere amici. Lo sai che i draghi non hanno mai avuto amici fra gli umani. Guarda, sta arrivando il comitato di benvenuto. Strano, non sembrano molto felici di vederci. Hai ragione. Attento!
Ehi, stiamo calmi. È arrivato molto vicino. Non riesco a capire perché ci stiano attaccando. Credo che lo scopriremo più tardi, Men. Ci hanno colpiti. Ehi, Men, guarda, l'ala. Se la perdiamo ci schianteremo. C'è una sola cosa da fare. Deve assolutamente reggere. C'è qualcosa sul fuoco. Spero di non essere io. Dobbiamo atterrare, Duncan. Atterrare? Dove? Dovunque. Proviamo. Stanno precipitando. Ora torniamo a Darksmoor. Tieniti forte. Non sarà uno scherzo. Ce l'ho fatta. Tutto bene, Amen. Un po' ammaccato, ma bene. Forse è meglio che... Ma che cos'è? Ehi, qualcuno mi tiri fuori di qui! È bloccato! Orco! Salve, amici. Volevo solo un passaggio col Wind Rider. Mi dispiace per te, Orco, ma adesso dovrai andare a piedi. Il Wind Rider si può riparare, ma ci vorrà un po' di tempo. Perciò per il momento... andremo a piedi a Darksmoke. Avete visto quali umani c'erano su quell'aereo? No, Granamir. E non ce ne importa, loro hanno iniziato la guerra, non noi. Dobbiamo partire subito e prepararci per la guerra. Chi è con me? Sì, sì, la guerra! E tu, Granamir? Chi vuol partire, parta se crede, ma per parte mia io resto. Questa è la mia casa. D'accordo, allora. Venite, partiamo! Volate! 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 Amen! Allora i miei draghi hanno attaccato voi e non gli altri umani. Quali altri umani? Mentre dormivo, degli umani hanno estinto il fuoco magico che mi dava i poteri. Ho paura che ben presto ci sarà una guerra fra il vostro popolo e i miei draghi. Una guerra? Non è possibile fermarli? Sfortunatamente no, non facciamo guerre ormai da tanto tempo che hanno scordato cosa significhi. Hanno dimenticato il dolore, l'oscurità, la pazzia che è una guerra. E senza i miei poteri magici non sono in grado di fermarli. E non c'è alcun modo per recuperare i tuoi poteri? Non lo so, piccolo mio. Il fuoco può essere riacceso solo con la fiamma che viene dalla fossa delle ombre. Cercherei di prenderla io stesso. Sono troppo grosso e non c'entro. E la mia magia si rinnova solo con altra magia. E io non ne ho più. Ma io sì! Beh, a volte... Prenderò quel fuoco e te lo riporterò, Granamir, te lo prometto. Il problema è, da dove cominciamo? Si passa di qua. Seguite i segnali del fuoco. Ma attenzione, la via è pericolosa, molto pericolosa. Va bene, Granamir, cominciamo a scendere. Buona fortuna, campione di Eternia. Il segnale indica di qua. Amen! Guarda! Un ragno polare. Attenti! Attento, Orco. Se vieni colpito da uno dei suoi fili, rimarrai qui ancora per molto tempo. Ma come faremo a passare? Mi è venuta un'idea, Duncan, ma bisogna distrarlo. Quando vuoi, Amen. Noi siamo pronti. Prima devo prendere bene la mira, però. Ora! E adesso cercherò di togliere i fili della ragnatela. Forza! Caspita, Amen, sembra che quel ragno polare sia caduto nella sua stessa trappola. Sì, ma è meglio far presto, prima che riesca a liberarsi. E prima che sia troppo tardi per evitare la guerra tra i draghi e gli umani.
I giorni del regno del dragone ormai sono arrivati. E ora finalmente da questa fortezza lanceremo il nostro attacco! L'attacco! Perché noi siamo i più forti, noi siamo i più degni di governare la razza degli uomini, noi i draghi! Noi siamo i... Nessuno ci può fermare, adesso è il nostro momento! Eccola! È la fossa delle ombre! Andiamo! No, orco, aspetta! Yay! Solo i buoni, i saggi e i coraggiosi possono entrare nella fossa delle ombre. Dimostrateci che la vostra bontà brilla come il sole. Beh, possiamo provarci. Buono, saggio, coraggioso, puoi passare. Buono, saggio, coraggioso, puoi passare. Tocca a me! Solo i buoni, i saggi e i coraggiosi possono passare. Lo so, lo so. Puoi passare. 2 su 3 non è poi male. Ah, sì? Sì. Ah, va bene, arrivederci. Ciao! Che posto incredibile. Già, il problema è come possiamo portare via un po' di fuoco. Ho un'idea. Fuoco buono, non tradir. Presto, vai da Granamir. Credi davvero che funzionerà, orco? Ma certo che funzionerà. Almeno lo spero. Ha funzionato! Proprio quello che ci voleva per riaccendere il fuoco di Granamir. Allora andiamo, prima che Morningstar cominci la guerra. Va bene! Sembra che finalmente la guerra ricominci. Già. Nulla ci può fermare ora. Quel villaggio è solo l'inizio. Se Granamir potesse vedere questo... Ma Granamir è troppo debole per emergere dalla sua fossa. Sì, la vittoria e il regno dei draghi sono nelle mie mani. E questo che cos'è? No, hanno il fuoco magico. Raggiungi gli altri. Ho un piccolo problema da risolvere, ma tornerò presto. Sì, Morningstar. È troppo tardi, Granamir. La guerra è cominciata e io farò in modo che tu non riacquisti i tuoi poteri. Non mi sembra lo stesso percorso dell'andata. Ci siamo persi. Non ancora. Ormai dovremmo essere vicini alla superficie. Proverò ad aprire una porta. Ce l'hai fatta, Imen! Presto ora, portiamo il fuoco a Granamir. Spiacente, ma non puoi, Imen. Non ti lascerò rovinare i miei piani. I tuoi piani? Allora sei stato tu a spegnere il fuoco di Granamir. Granamir! La colpa è di Morningstar, è stato lui, Granamir! Non ti servirà niente gridare, piccoletto. Senza i suoi poteri, Granamir dorme. Il suo tempo è finito e anche l'era del regno umano sueternia. Ora, datemi il fuoco! Mai! Fossi matto! Orco, no! Il suo potere è molto forte! Proprio ciò che temevo. Ha più potere di quanto Orco possa controllare. Wow! Devo riprendere il controllo! A te, Morningstar! Prendi questo! No! Devo uscire di qui! Miau! Wow! Il fuoco è ritornato.
e con lui i miei poteri. Io sono Granamir. Magnifico, sono felice di sentirlo. Bel lavoro, Orco. Ce l'hai fatta, mio piccolo amico. Beh, cosa si prova ad avere un assaggio del potere dei draghi? Credo che la prossima volta resterò a casa a leggere un libro. Sono a pezzi. È meglio che lo lasciamo riposare, se l'è meritato. Ma adesso dobbiamo fermare la guerra. Le nostre case. Ma perché ci fanno questo? Oh, guarda! Imen! Sei sicuro che non vuoi un aiuto, Granamir? No, Imen. Questi sono i miei fratelli draghi. Devo affrontarli da solo. Sono tutti contro di te. Non credo che ti ascolteranno se andrai a parlargli. Questo è un rischio che devo correre. Casi, attaccate ancora! Nessuno potrà fermarci! Ti sbagli! La guerra è finita, fratelli miei. Ritorniamo a Darksmoke in pace. Morningstar ci ha ingannati. Morningstar, è vero quello che dice? Se è così, abbiamo fatto un terribile errore. Sì, ma non importa, è arrivato il tempo che i draghi governino. Ascoltate me, non Granamir. Mi stai forse sfidando? Sì, alla prova del fuoco. Guarda, stanno facendo la prova del fuoco per sapere chi è il più forte. Spero che Granamir abbia avuto il tempo di recuperare in pieno i suoi poteri magici. No, Granamir, no! Mi arrendo, lo ammetto. Io ho spento il fuoco e ho incolpato gli umani. Punescilo, Granamir! Usa il fuoco! Ne hai il diritto! No, fratelli, ne ho certo il diritto, ma non farei una cosa giusta. Troveremo un modo più pacifico di amministrare la giustizia e ora torniamo a casa. È un vero peccato che tutto ciò sia successo proprio nell'anniversario del trattato fra il vostro popolo e il nostro. Ma forse è stato meglio così. Questa piccola guerra, così come il trattato, ci aiuteranno a ricordare quanto sia fragile la pace. Ma soprattutto mi dispiace che il vostro villaggio abbia pagato il prezzo della nostra follia. Ora sappiamo che sei stato ingannato e non vogliamo infierire. Bene, ma ora dobbiamo ricostruire il villaggio. Noi vi aiuteremo. No, no, amico mio, grazie. Noi ricostruiremo il villaggio e ne faremo un posto così bello come nessuno ha mai costruito prima e si chiamerà la città della pace. E il trattato fra gli uomini e i draghi sarà custodito laggiù in memoria della nostra amicizia. Grazie, Granamir. Infine, voglio ringraziare tutti voi per il vostro aiuto. Mi domando se... È stato un piacere per noi. A disposizione. Basta che ci fai chiamare. Giusto, Orco? Orco! Sono sicuro che potrei controllare questo piccolo fuochino dei draghi. Oh, no! 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 Gente, che errore ho fatto! Non ridevo così da almeno 1000 anni!